Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Oggi parliamo ancora di Venezia, col sestiere di San Marco, proseguiamo la serie che avevo iniziato tempo fa, così la concludiamo, e iniziamo subito con la chiesa di San Vidal. La chiesa di San Vidal è molto vicina al ponte dell'Accademia, la trovi subito dopo che scendi, ed è una chiesa di carattere comunque di ispirazione palladiana, quindi molto, molto bianca sia all'interno che all'esterno, a parte l'inquinamento. Ormai non è più una chiesa, ma è stata sconsacrata, adesso è diventata un museo e principalmente anche una sala concerti per musica barocca. E ovviamente l'ingresso è a pagamento, quindi non ci sono entrato. E potete vedere comunque adesso le mie riprese. Non è una chiesa così tanto importante, ma nemmeno così tanto brutta, insomma. E a parte ovviamente adesso vedete l'inquinamento e bisognerebbe appunto pulirla, quello è l'unica cosa che potrei appuntare. Questo invece è il campo di Santo Stefano, dove affaccia appunto questa chiesa e anche la chiesa appunto di Santo Stefano, che è molto più importante. Potete vedere qui nell'angolo il palazzo Pisani, un palazzo di una delle famiglie più importanti di Venezia, contate anche che dei suoi eredi d'oggi sono stati dei Pisani, e infatti potete vedere quanto possa essere grande questo palazzo, che si affaccia sia in questa piazza che sul Canal Grande con una facciata un po' minore. Potete vedere queste serliane che aprono delle gigantesche finestre nella sezione centrale con tipici caratteri veneziani e de delle grosse statue all'ingresso. Ormai è diventato un conservatorio, però una volta era un palazzo di una famiglia nobile e avrà avuto una marea di ricchezze al suo interno. Questa è una delle facciate di Palazzo Roledan, con caratteri più tradizionali, con una polifora veneziana, mentre questa è un'altra facciata, sempre di Palazzo Roledan, più recente, diciamo, con caratteri più classicisti. La piazza è molto pacifica, non ci passa tanta gente rispetto ad altre zone di Venezia, come tipo Piazza San Marco, e il campo è molto aperto, molto grande, qua si trova anche la statua di Niccolò Tommaseo. E potete vedere comunque spuntare fuori dallo skyline un po' di campanili, insomma. È comunque una zona interessante da vedere, potete vedere anche dei portali. Questa invece è la chiesa di Santo Stefano, vista dal lato, che è una chiesa molto storica per Venezia, oltre perché è una chiesa molto importante per il sestiere di San Marco, ma anche perché è stata sconsacrata più volte perché aveva visto vari episodi di violenza al suo interno e nelle zone limitrofe. Qua si può vedere la facciata, che è molto decorata all'ingresso, però la parte superiore non è abbastanza spoglia, diciamo, a parte le vetrate gotiche. L'interno non si può riprendere perché sono molto restrittivi. Questo è il Palazzo Contarini con la tipica scalinata a chiocciola. Questo invece è il Palazzo Patriarcale, fatto nell'Ottocento in caratteri neoclassici dagli austriaci. Questa è la Basilica di San Marco con i suoi marmi policromi che, anche se è brutto tempo, comunque risplendono dei loro colori molto particolari e non del solito bianco, marmo di Carrara oppure del tipico stucco veneziano. E si possono vedere queste piccole colonne che incastonano questi, diciamo, questi absidi decorati con tessere tipiche quasi dell'architettura bizantina. Infatti la Basilica di San Marco si ispira molto all'architettura bizantina. Ci sono i quattro cavalli, che non sono quelli originali ma sono delle copie, e qui si può vedere comunque la piazza di San Marco, che non è così tanto affollata come altri giorni, però comunque anche se è un giorno di pioggia c'è tanta gente. Questa è la loggetta di San Sovino, sempre la biblioteca marciana sempre di San Sovino, e il palazzo ducale con le due colonne dove si affacciava il Doge, che sono di un colore diverso. Questo è il prospetto comunque di Piazza San Marco, che è una delle piazze più belle d'Italia e l'unica piazza di Venezia. Queste sono le procuratie vecchie, quelle più appunto vecchie, che hanno gli arcati inferiori molto più larghi rispetto a quelle superiori, il doppio, e le procuratie alloggiavano dentro i procuratori. Questa è la torre dell'orologio, anche questa molto famosa, con i due bronzi che battono la campana, e l'orologio, anche quello molto antico. Questa è la procuratia nuova, fatta da Vincenzo Scamozzi, e potete vedere il piano superiore che si articola con timpani e finestre quadrate, mentre il primo piano con serliane ripetute.
Questa invece è la Napoleonica, perché qui una volta c'era anche una chiesa, però è stata demolita per far spazio appunto all'ala Napoleonica, voluta da Napoleone perché voleva farci la più grande sala da ballo d'Europa. Qua ci si vede la differenza fra procuratie nuove e biblioteca marciana, che le procuratie nuove si prendono pienamente ispirazione, ma presentano qui delle differenze che potete benissimo vedere, oltre ovviamente alla presenza di un piano in più. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, condividetelo e ci vediamo al prossimo video. Tanto non bene è tutto, passo e chiudo.